esercizio si chiama squeeze squats. Allora, prendete la posizione di uno squat normale, però divaricate poco a poco le punte. Allora, è un piccolissimo movimento su e giù, ok? Però quello che dovete concentrare è la posizionamento dei piedi, ok? I piedi sono leggermente divaricati a V, ok? Sono inclinato in avanti con il busto in avanti, glutei indietro, ma sto spingendo sulla parte esterna del piede, ok? E continuo come stessi provando di aprire il pavimento sotto di me, ok? Apro, apro, e quando apri i piedi, ok, sentirai, riusciamo a attivare tutta la parte esterna della coscia e dei glutei, ok? Continuiamo, squeeze, continui proprio a aggrapparti a terra con la parte esterna del piede, il tallone, e apro, apro, proprio veramente come se stessi provando di strappare il pavimento, ok? Spingo verso basso, continuiamo. Ok, squeeze squat, perché sto schiacciando, stringendo la terra con i miei piedi, e sentirai che proprio i glutei che si attivano. Continuiamo, ok? Ancora 15 secondi, bellissimo esercizio, proprio per i glutei, non solo per riscaldare, ma proprio per allenare la parte più profonda del gluteo, ok? Proprio dove ci dovrebbe essere la solca, non so, proprio quel solco che vedi, gluteo bene tonico, alto, ma poi c'è questa parte concava, ok? Non perché è svuotato, ma perché è tonico. Continuiamo, ci siamo quasi. Dammi un altro 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eccellente. Passiamo al prossimo esercizio insieme. Io amo chiamare questo inchino alle corte, ma la verità è che è un incrocio delle gambe una di fronte all'altra, il busto viene molto in avanti e sono sempre concentrata sul tallone, ok? Perché quando ancheggio poco poco, ok? E se ti metti le mani proprio sul gluteo, senti proprio si va in tensione il gluteo e spingo verso basso, sempre non pensare di salire, non è una questione di salire, ma di spingere verso basso per attivare più le fibre muscolari del gluteo. Continuiamo, spingiamo giù, 2, 3, 4, 5, 6, e ora cambiamo dall'altra parte, inchino verso basso, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dammi un altro 8 ancora, spingo verso basso, spingo verso basso, spingo verso basso, addominali rimangono tesi e tutto il peso sta sulla gamba anteriore, cambiamo e giù, 2, 3, 4, 5, inchino, proprio più ti inchini, più spingi sul tallone, più senti il lavoro, più spingi verso basso, più senti proprio i vostri glutei che si attivano, ok? Il nostro booty camp, ok? 30 giorni di esercizi proprio per totalmente trasformare il nostro lato B. Continuiamo, 2, 3, e 4, 5, 6, 7, 8, spingo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continui, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, eccellente, un altro esercizio fatto insieme e ti aspetto il prossimo esercizio, ma mi raccomando, lavorate, 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 giorno dopo giorno, perché con la costanza tutto è possibile. Esercizio di booty camp, di nuovo leghiamo le nostre caviglie belle, strette, non troppo strette, devi avere abbastanza elasticità, fate un bel fiocco e cominciamo a fare il passo del granchio, ok? Ricordate che il punto delle piedi deve rimanere frontali, ok? Adesso qui potresti sentire un po' sulle ginocchia, allora è importante di non divaricare le punte, tutto rimane, diciamo, frontale, parallelo, ok? Vai, vai, ancora, vai, vai, proprio laterale, questo ci aiuta l'esterno cosce, gran gluteo, continui e spingo, vai, continui, oh yeah, vai, laterale, vai, laterale, questi le senti tantissimo, mi piace tantissimo così, proprio per modellare esterno coscia. Il nostro booty camp è un bel allenamento insieme, mi raccomando, tutti i giorni fate questi allenamenti dedicato al, che cosa? Lato B, ecco perché si chiama booty camp, sì. Continui, andiamo, continui, continui. Andiamo, la facciamo altro 8, altre 7, 6, 5,
4, 3, 2 e stop. L'hai sentito, no? Bellissimo allenamento, ti aspetto al prossimo esercizio del nostro Booty Camp. Questo esercizio si chiama Squeeze Squats. Allora, prendete la posizione di uno squat normale, però divaricate poco a poco le punte. Allora, è un piccolissimo movimento su e giù, ok? Però quello che dovete concentrare è la posizionamento dei piedi, ok? I piedi sono leggermente divaricati a V, ok? Sono inclinato in avanti con il busto in avanti, glutei indietro, ma sto spingendo sulla parte esterna del piede, ok? E continuo come stessi provando di aprire il pavimento sotto di me, ok? Apro e quando apri i piedi, ok, sentirai diciamo attivare tutta la parte esterna della coscia e dei glutei, ok? Continuiamo, squeeze, continui proprio a aggrapparti a terra con la parte esterna del piede, il tallone, e apro proprio veramente come se stessi provando a strappare il pavimento, ok? Spingo verso basso, continuiamo. Ok, squeeze squat, perché sto schiacciando, stringendo la terra con i miei piedi e sentirai che proprio i glutei che si attivano. Continuiamo, ok? Ancora 15 secondi, bellissimo esercizio, proprio per i glutei, non solo per riscaldare, ma proprio per allenare la parte più profonda del gluteo, ok? Proprio dove ci dovrebbe essere la solca, non c'è proprio quel solco che vedi, gluteo bene tonico, alto, ma poi c'è questa parte concava, ok? Non perché è svuotato, ma perché è tonico. Continuiamo, ci siamo quasi. Dammi un altro 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eccellente. Passiamo al prossimo esercizio insieme. Io amo chiamare questo inchino alle corte, ma la verità è che è un incrocio delle gambe una di fronte all'altra, il busto viene molto in avanti e sono sempre concentrato sul tallone, ok? Perché quando ancheggio poco, ok? E se ti metti le mani proprio sul gluteo, senti proprio si va in tensione il gluteo e spingo verso basso, sempre non pensare di salire, non è una questione di salire, ma di spingere verso basso per attivare più le fibre muscolari del gluteo. Continuiamo, spingiamo giù, 2, 3, 4, 5, 6 e ora cambiamo dall'altra parte, inchino verso basso, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dammi un altro 8 ancora, spingo verso basso, addominali rimangono tesi e tutto peso sta sulla gamba anteriore, cambiamo e giù, 2, 3, 4, 5, inchino, poi più ti inchini, più spingi sul tallone, più senti il lavoro, più spingi verso basso, più senti proprio i vostri glutei che si attivano, ok? Il nostro booty camp, ok? 30 giorni di esercizi proprio per totalmente trasformare il nostro lato B. Continuiamo, 2, 3, e 4, 5, 6, 7, 8, spingo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continui, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, eccellente, un altro esercizio fatto insieme e ti aspetto il prossimo esercizio, ma mi raccomando, lavorate, giorno dopo giorno, perché con la costanza tutto è possibile. Esercizio di booty camp, di nuovo leghiamo le nostre caviglie belle, strette, non troppo strette, devi avere abbastanza elasticità, fate un bel fiocco e cominciamo a fare il passo del granchio, ok? Ricordate che il punto delle piedi deve rimanere frontali, ok? Adesso qui potresti sentire un po' sulle ginocchia, allora è importante di non divaricare le punte, tutto rimane diciamo frontale parallelo, ok? Vai, ancora, proprio laterale, questo ci aiuta l'esterno cosce, gran gluteo, continui e spingo, vai, continui, oh yeah, vai, laterale, questo le senti tantissimo, mi piace tantissimo così, proprio per modellare esterno coscia. Il nostro booty camp è un bel allenamento insieme, mi raccomando, tutti i giorni fate questi allenamenti,
dedicato al, che cosa? Lato B, ecco perché si chiama Booty Camp. Sì, continui, andiamo, continui. Andiamo, la facciamo altro 8, altre 7, 6, 5, 4, 3, 2 e stop. L'hai sentito, no? Bellissimo allenamento, ti aspetto al prossimo esercizio del nostro Booty Camp.